Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti nella puntata numero 3 della seconda stagione della Master League definitiva. Parto dalla schermata che riguarda il tentativo di ingaggio di Arek Milik, perché ho riscontrato questo problema. Praticamente io non riesco ad intavolare la trattativa per Milik. Evidentemente al Marsiglia è in prestito, infatti se non sbaglio lo abbiamo preso noi a nostra volta in prestito dal Marsiglia e dunque questa operazione per ora non è fattibile. Ritenterò più in là e vi aggiorno anche sul fatto che sto portando a casa i tre che ho creato ad hoc per Monza Juventus, ovvero Barbieri, Barrenechea e Ealing Junior. Ma oggi è la giornata dell'esordio, oggi andiamo ad iniziare la Serie A Team e allora il programma, giornata numero 1 della Serie A Team, eccola qua, queste le partite: Juve Parma, Napoli Roma, Benevento Empoli, Genoa Spezia, Cagliari Atalanta, Monza Sassuolo, Bologna Lazio, Inter Udinese, Torino Samp, Fiorentina Milan. Noi andiamo ad esordire contro Super Gigione Buffon, che comunque partirà dalla panchina. Già ho spoilerato per vedere se stava in campo. E poi il prossimo episodio che auspicabilmente registrerò domani pomeriggio, lunedì, quando torno da lavoro, sarà Roma-Juventus. E poi attenzione, perché stiamo gestendo anche la nazionale italiana, e allora vi faccio vedere quelle che sono state le mie prime convocazioni. Vi faccio vedere direttamente lo schema di gioco. Andiamo direttamente qua. No, questo è il programma. Aspetta un attimo, eccolo qua. Questa è la mia nazionale, ragazzi. In porta Donnarumma. Giocheremo con il 4-3-3: Florenzi, Bonucci, Bastoni, Spinazzola, Pellegrini, Jorginho, Barella, Zaniolo, Immobile e Chiesa. In panchina ho convocato Collini, Perin, Romagnoli, Mancini, Di Lorenzo, Emerson, Tonali, Verratti, Locatelli, Berardi, Insigne e Belotti. Questo è quanto per quanto riguarda l'intro di questo terzo episodio. Adesso è il momento della partita, è il momento del campo. Formazione per Juventus Parma, subito via Taglie. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Interfaccia della partita, prima partita di campionato, e già ho diverse defezioni. Vi saluta Dudouche, sarà l'esordio per Paredes, Bremer, Di Maria. Paredes praticamente l'ho portato facendo lo scambio con Zach. E adesso andiamo a vedere, torniamo all'Allianz Stadium in 3, 2, 1, via Taglie. Fratelli e sorelle, e quindi bentornati all'Allianz Stadium, bentornati nella nostra casa Juventus-Parma. È la prima giornata della Serie A Team. Da qui ripartiamo con il nostro campionato, partiamo contro Super Gigione Buffon, anche se lui partirà dalla panchina. Campo c'è Colombo. Per quanto riguarda il Parma, per quanto riguarda la nostra Juventus, ho perso Szczęsny, Bonucci, diverse defezioni, a centrocampo anche Locatelli, e allora una formazione che comunque assolutamente competitiva, con gli esordi di Bremer, Paredes e Di Maria dal primo minuto nella nuova Juventus targata Allegri 2.0. Vediamo se riusciremo a partire meglio. Intanto abbiamo vinto la Supercoppa italiana con una grande partita, con un grande secondo tempo. Le formazioni nella coreografia dello stadio: la Juve con Perin, Cuadrado, Danilo, Bremer, De Sciglio, Pogba, Paredes, Rabiot, Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Ovviamente Pogba disponibile, rientrato in campo dal primo minuto. Risponde il Parma con Colombi, il Palma di Maresca, Darmian, Valenti, Osorio, Cobaut, Riccardi, Ladinetti, Vasquez, Mann, Inglese e Tutino. Questo è quanto, ragazzi. Non ho potuto editare la maglia del Parma, che è quella della scorsa stagione, mentre quella della Juve è quella ufficiale della stagione corrente, con in più lo scudetto e la coccarda della Coppa Italia.
Buon campionato a tutti, è iniziata la nostra Serie A Team virtuale. Oh! Sì, attenzione subito a Chiesa, subito a Juventus, mette in movimento De Sciglio, il cross in area di rigore, deviazione ed è subito calcio d'angolo per la Juve che vuole partire bene in questa nuova Serie A Team. Va Di Maria, il cross in area di rigore, arriva Chiesa, anticipato Rabiot, la mette indietro, attenzione, Paredes, vola Colombo, una parata clamorosa subito. Di Maria era in fuorigioco, guarda tu, Di Maria era in fuorigioco sulla conclusione di Paredes. Fuorigioco, fuorigioco, Davide, fuorigioco, sta buono però, fuorigioco, fuorigioco di Di Maria. Subito Juve, subito Paredes ha scaldato i guantoni di Colombo. Darmian, la palla in profondità, anticipo da parte di Danilo, sul pallone poi Osorio a cercare da quest'altra parte Darmian, sventagliata in profondità, colpo di testa di Danilo, aggancia Paul Pogba, il primo pallone di Pogba da quando è tornato la Juve, tocco dentro, attenzione qui perché si gira Dusan sul fondo, Vlahovic, ancora Juve. Oh, qui pensavo che fosse in fuori gioco, è andata fuori di poco Dudush, è andata fuori di pochissimo Dudush, lo so, ma non l'ho fatto ancora gol. Palla in profondità, Bremer viene anticipato, ma sul pallone arriva Di Maria, Di Maria controlla, Di Maria mette in movimento Vlahovic, dentro per Chiesa, Chiesa a cercare Di Maria, Di Maria sfonda il fideo in area di rigore, attenzione Di Maria, colpisce ancora Colombo, altra palla gol per la Juve. Poi c'è De Sciglio, la tocca in qualche modo Paredes, eh sì, è vero, sì, De Sciglio a cercare Rabiot, siamo partiti fortissimo ma non l'abbiamo ancora sbloccata. Darmian, arriva Chiesa, lo uccella, Chiesa, cross, area di rigore, arriva Vlahovic, non l'arpiona, su questo pallone può arrivare Di Maria, invece viene spazzato letteralmente e poi recupera Cuadrado, allarga su Bremer, solo Juventus fin qui, Paredes a cercare Rabiot, la palla per Chiesa, 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 controllo, Chiesa, mette ancora in movimento De Sciglio, De Sciglio, il cross in area di rigore, stoppato, forse con un braccio, forse no, riparte il Parma con Inglese, esce Bremer a cercare l'anticipo, Darmian sul pallone poi Valenti, la palla in profondità, il colpo di testa di Mattia De Sciglio, recupera ancora Riccardi, profondità ancora Inglese, fa la sponda, tocco indietro, pressing di Paredes, colpo di testa di Bremer, ancora Paredes ad organizzare la nuova ripartenza da parte della Juve, Chiesa si scontra con Valenti, non riesce a tenere il pallone, allora Mann spallata di De Sciglio, arriva Rabiot, recupero palla della Juve, molto molto intensa, molto aggressiva in questi primi minuti di questo campionato che parte, che inizia con Juventus Parma. Adesso qui se ne va Cuadrado, cost to cost, Cuadrado, cross di rigore, Dusan la spara ancora su Colombi, ancora Juve ma è ancora 0-0. Mann, profondità, Bremer è in anticipo, mette in movimento De Sciglio a cercare poi Rabiot, la palla dentro per Chiesa, Chiesa ancora a cercare Paredes, profondità, troppa profondità, c'era Pogba vicino, perché hai accelerato Danilo, uscita praticamente perfetta, non c'è mai fallo, la palla per Rabiot a cercare Pogba, il nuovo numero 10 della Juve, ancora Di Maria, mette nuovamente in movimento Pogba, Pogba si ferma, vede la partenza da parte del Panita, va Cuadrado, cross, area di rigore, anticipato ancora Vlahovic, poi sul pallone lo tocca Di Maria, azione un po' lì raffazzonata, recupera poi Cobout a cercare Osorio, profondità, 0-0, solo Juve ma è ancora 0-0. Vasquez a cercare poi Tutino, esce Cuadrado sulla palla, Mann, esce anche Rabiot che non deve fare fallo, poi Vasquez, Pogba lo tocca, vantaggio, no, calcio di punizione, fallo di Paul Pogba, andiamo avanti, skippiamo, andiamo avanti, non perdiamo tempo, calcio di punizione per il Parma, 57-43 il possesso palla, Vasquez dentro, il tentativo di rovesciata di Inglese e la palla che va non di molto sulla traversa, Perin controlla ma
Brivido, pericolo per la Juve. Ripartiamo. Sì, 4 tiri, 3 in porta abbiamo fatto sin qui. Vlahovic, non riesce il colpo di testa. Osorio a cercare ancora Vasquez. Allora Valenti, profondità, il colpo di testa di Danilo non riesce. Attenzione Vasquez, sta uscendo adesso il Parma. Pogba, Rabiot, guadagna un tempo di gioco. Bernardeschi non c'è più, Dudush, Totino, il recupero palla, Danilo, mette in movimento Quadrado, la palla per Pogba che se ne va qui a destra, il polpo pol, cerca l'amico, ancora dentro, Di Maria, anticipato, nulla di fatto, la spazza via, trentesimo che è passato, ancora 0-0, dominio, ma non l'abbiamo ancora sbloccata, sul pallone poi Darmian, profondità, di testa Danilo, arriva la palla Vlahovic, cerca Pogba, 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 la chiama Di Maria, il Fideo, il Fideo, il Fideo, viene anticipato Colombi, spazza via, colpo di testa da parte di Bremer, ancora Bremer, sulla palla Chiesa, 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 la tiene, serve poi Rabiot che se ne va lì a sinistra, Rabiot si ferma, affronta Darmian, arriva come un treno, De Sciglio, ecco la palla per De Sciglio, il cross in area di rigore, arriva, anticipato Vlahovic, può ripartire ancora il Parma che in qualche modo sta riuscendo a disinnescare tutti i nostri tentativi di andare a sbloccare questa partita che piano piano, come passano i minuti, si sta facendo spigolosa, indubbiamente difficile da andare a sbloccare con un Parma che è chiuso a doppia mandata. Qui la palla per Pogba a cercare Di Maria, anticipo, controllo, poi arriva Pogba, rimane giù la bandierina, attenzione Vlahovic, limite dell'area, viene fermato, Colombi spazza via, sul pallone arriva poi Danilo a cercare Chiesa, anticipato Chiesa, Mann sul pallone, Paredes al pressing, Valenti ancora in profondità, Bremer di testa, la palla la riprendono ancora loro, Riccardi ancora profondità, Quadrado, anticipo, arriva Di Maria, lo scarico, Rabiot sbaglia, Rabiot restituisce ancora a Riccardi, allora Mann, la palla ancora per Riccardi, il pressing solitario di Rabiot che si vuole riprendere il pallone, minuto 43, 0-0 sulla palla, poi ancora Valenti ancora in profondità, colpo di testa d'inglese, poi qui Vasquez, anticipa Pogba, Cobout, profondità, Bremer, ancora all'anticipo, Vasquez, arriva Paredes, recupero Juve, a cercare Vlahovic dentro il pallone per Di Maria che viene però fermato e finisce il primo tempo 0-0, le occasioni migliori tutte noi, ma non siamo riusciti a sfondare in questo primo tempo. Vediamo i numeri della prima frazione, possesso palla 50-50 addirittura la Juve, 4 tiri, 3 in porta, il Parma un tiro, 0 in porta. Secondo tempo subito, vado con il secondo tempo, figliuoli, ancora nulla, ancora 0-0. Mi comincia a montare un po' di carogna per questo esordio che sin qui è stato positivo nei termini della proposta offensiva, ma siamo ancora 0-0. Danilo, Quadrado a cercare Pogba, davanti a lui c'è Di Maria, eccolo il pallone per il Fideo che cerca Vlahovic, palla ancora, no, che è sta pallaccia, porco Diaz, riparte Tutino, attenzione qui errore clamoroso da parte di Vlahovic, Tutino esce breve, cross di rigore, che palla gol per il Parma, zio puerco, palla gol per il Parma, che l'amorosa su questa ripartenza, il cross di Tutino, arriva inglese e la palla al cospetto di Perin va alta ma non di molto, abbiamo rischiato tantissimo figlioli, parte Perin, mette in movimento Quadrado, il controllo c'è, la palla poi per Di Maria a cercare Pogba, Pogba ancora per Di Maria, Di Maria nuovamente a cercare Vlahovic, Vlahovic la mette dentro, attenzione Chiesa, 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 arriva da questa parte Rabiot, se ne va Rabiot, fermato da, anzi era De Sciglio, pardon, Valenti la spazza via, il colpo di testa di Paredes, arriva poi Di Maria, guadagna un tempo di gioco cercando Chiesa, Valenti, Riccardi, palla indietro, Cobout, pressing di Vlahovic, profondità, colpo di testa da parte di Bremer, poi ripartire ancora Di Maria, c'è la partenza dentro da parte di Pogba che poi si scontra
ed è punizione per il Parma, niente di meno, pensate. Ladinetti, inglese, occhio perché il suppostone è dietro l'angolo. Sul pallone arriva poi Bremer, mette in movimento Chiesa, la Juventus che può ripartire, Chiesa, Chiesa si scontra qui con Ladinetti, recupera Rabiot, serve Vlahovic, la palla per Di Maria, dentro ancora a cercare Vlahovic, Vasquez, sul pallone Osorio. Ancora a cercare Vasquez, il pressing di Vlahovic, Cop-out la mette in profondità, recupera in qualche modo, Pogba sbaglia, Di Maria, sportellate, Di Maria la tiene, ancora Di Maria, serve Paredes, la palla dentro per Cuadrado, Cuadrado dentro per Pogba che poi la tiene, Pogba cross in area di rigore, masticato il cross di Pogba a Cardi, Riccardi anzi, profondità, qui stecca Di De Sciglio, calcio di punizione per il Parma, non ci siamo, minuto 60, sarebbe il caso di cominciare a fare qualche cambio, qui viene soltanto redarguito De Sciglio, aspetto ancora qualche minuto per andare a mettere mano, anche se in panchina non è che c'ho tutta sta abbondanza, Vasquez, tanti giocatori della Under 23, attenzione qua, Cop-out la mette dentro, Tutino, Tutino, il pressing di Danilo, che poi serve Di Maria, la palla per Vlahovic, se ne va Vlahovic, ancora Vlahovic, aspetta che arrivi, la partenza di Di Maria, se ne va il Fideo, viene fermato da Ladinetti, tutto regolare, Osorio, palla in profondità, il colpo di testa, Pogba in grande stile aggancia, mette in movimento Vlahovic, la palla dentro per Di Maria, Di Maria ancora per Vlahovic, Vlahovic non riesce a dare lo scarico e allora riparte il Parma, sul pallone ancora Tutino che mangia chilometri da quella parte, Tutino, Tutino, arriva Danilo, lo anticipa ma regala il calcio d'angolo al Parma e niente ragazzi, partita decisamente complicata, Vasquez a cercare poi qui, c'è la spallata da parte di Cuadrado, il tocco dentro Vasquez, Vasquez, attenzione Vasquez, Vasquez serve indietro sul pallone, poi Valenti, Riccardi, ancora Valenti, Rabiot in qualche modo anticipa, possiamo ripartire, Paredes mette in movimento Di Maria, ripartenza Juventus, chiama il pallone Vlahovic, ancora dentro per Di Maria, Di Maria, Di Maria fermato dal recupero, poi qui la palla, attenzione per Inglese, grande l'anticipo da parte di Bremer, Cuadrado, Paul Pogba non riesce a servire, Di Maria, eccolo Di Maria a cercare Cuadrado, Cuadrado se ne va da quella parte, Cuadrado c'è l'entrata in campo e poi ancora Di Maria la mette dentro, attenzione a Chiesa, Colombi, ci siamo andati vicini, primo tiro in porta del secondo tempo credo, ma nulla di fatto, profondità Bremer, attenzione qua Vasquez, Cuadrado in qualche modo, poi Paredes a mettere in movimento Pogba, Cuadrado ancora per il suo amico Panita, Cop-out il pressing di Pogba, Osorio, la palla in profondità, colpo di testa da parte di Bremer, De Sciglio in qualche modo, Cuadrado cerca Pogba, Pogba dentro per Di Maria, la chiama Vlahovic, arriva Pogba, Pogba ancora il tocco dentro per Di Maria, cross, area di rigore, arriva Dusan, la colpisce malissimo e la palla va larghissima. Rivediamo ancora il tentativo di Di Maria, il cross, il colpo di testa di Vlahovic e la palla è larghissima. Adesso facciamo i cambi, facciamo i cambi, ferma tutto, offline subito. E allora ragazzi, fuori Cuadrado, dentro Alessandro, De Sciglio a destra, fuori Pogba, dentro McKennie, fuori Paredes e dentro Rovella, Rovella non lo abbiamo ancora ceduto. E allora eccoli qua i nostri tre cambi che arrivano, spero non troppo tardi, davanti rimango così, non c'ho altra a disposizione. Colombi la mette in profondità, il colpo di testa sul pallone, non riesce ad intervenire Rovella, la palla poi per Riccardi, Riccardi, attenzione ancora Van Bergen, palla dentro, il tiro larghissimo da parte di Inglese,
palla larghissima, andiamo avanti, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo ragazzi, cerchiamo di guadagnare un tempo di gioco scavalcando la prima pressione del Parma. Alessandro Rabiot gioca questo pallone dall'altra parte, Di Maria, palla dentro, McKennie, Vlahovic, attenzione Rovella, Rovella, attenzione Rovella! Rovella in uscita, porta avanti la Juve all'ottantesimo! Incredibile azione lineare, come non ne ho fatta in questa partita, porta Rovella a sbloccare questo Juve Parma, a segnare il suo primo gol con la maglia della Juve. Un giocatore che è in uscita in questo momento, McKennie, Vlahovic, dritto per dritto, Rovella lascia scorrere, destro, 1-0 Juve. Incredibile, il calcio è veramente strano ragazzi, è veramente strano. Oh, no, Rovella lo dovrei dar via, però buttato dentro davanti alla difesa al posto di Paredes. Rovella porta avanti la Juve, non ci posso credere. Un altro esordiente, tra l'altro. Sì, profondità, aspetta, Danilo, McKennie, ancora Rovella. Forse la Juve adesso si è scrollata di dosso la tensione. Vlahovic si butta dentro, attenzione Federico, attenzione Federico! Chiesa! Abbiamo scardinato il Parma in 2 minuti 2. Prima Rovella, poi Chiesa sulla linea del fuorigioco, recupero palla, ancora Vlahovic che ispira, secondo assist, Rovella alle spalle della difesa del Parma, fa 2-0, chiude la partita. Assurdo, un secondo tempo nel quale mi stava montando una carogna che non vi dico, perché vedevo, sì, vedevo un pareggio alla prima che non mi piaceva per niente, avevo paura del suppostone. In 2 minuti ho fatto 2 gol, Rovella prima, Chiesa poi. Osorio, la palla a cercare poi Siligardi, fallo di Vlahovic, a palla lontanissima, e Vlahovic viene giustamente ammonito, ma voto alto in pagella per Dusan Vlahovic per i 2 assist con cui ha mandato in gol prima Rovella e poi il suo amico dalla Fiorentina, Federico Chiesa. Colombi la mette in profondità, Danilo sulla palla, Di Maria mette in movimento Vlahovic, attenzione perché parte ancora Chiesa, è in fuorigioco, dice guardami prima, guardami prima. Eccolo qua il fuorigioco di Federico Chiesa, che però era in gioco nell'occasione precedente sulla quale è arrivata il 2-0. Valenti la mette in profondità, anticipato indubbiamente una Juve che non ha entusiasmato sul piano del gioco, un secondo tempo che si stava trascinando senza tiri in porta, uno solo, poi dal nulla ho fatto 2 gol. Danilo, Tesciglio a cercare McKennie, i nuovi entrati che hanno cambiato la Juve. McKennie, scarico per Di Maria che la tiene in campo, Di Maria rientra, finisce a terra, tutto regolare, palla spazzata via, sul pallone poi arriva Bremer, se non altro prova difensiva assolutamente positiva senza Bonucci. Rimessa laterale per la Juve, minuto 88, 2-0, Rovella e poi Chiesa, Tesciglio, palla dentro, Vlahovic si gira, Vlahovic giù, calcio di punizione per la Juve. E questa è una bella mattonella per Dusan Vlahovic, eh? Ha fatto fallo, una bella mattonella, ma qui forse tenterò con Di Maria, adesso vediamo, intanto rivediamo che il fallo c'è tutto, se ne va Vlahovic, viene fatto a morsa, a sandwich da Riccardi con un altro difensore del Parma, e adesso qui c'è una bella mattonella, vediamo un po', qui ci vuole un mancino, lasciamo il Fideo, attenzione perché parte Di Maria, Colombi, forse era deviata la barriera. Forse l'ha deviata la barriera, non ce la fanno rivedere purtroppo. Palla in profondità, il colpo di testa di Danilo, sulla palla arriva poi Di Maria, la tiene, Di Maria, viene fermato, ancora rimessa laterale per la Juve, la chiama Tesciglio,
sbaglia poi un controllo facile. De Sciglio, zio porco. Rimessa laterale per Cobaut. Chiaramente un gol, quello di Rovella, che a questo punto potrebbe anche cambiare le strategie nostre per quanto riguarda Rovella, perché è vero che io voglio essere assolutamente fedele alla Juve, insomma quella reale, ma questo Rovella io me lo terrei più sì che no, piuttosto e anziché no. Cobaut, ancora 1-2, arriva McKennie, prende tutto, ripartenza Juventus, Di Maria, parte Vlahovic, ancora Vlahovic, cerca nuovamente Di Maria, ancora Juve per l'ultimo assalto, attenzione Di Maria, area di rigore, fermato da Osorio, palla spazzata via, e finisce qui, Rovella 81, Chiesa 83, sono i numeri sulla ruota di Torino. Per questo 2-0 al Parma, chi ben comincia è a metà dell'opera, ragazzi. Con uno strappo a 10 minuti dalla fine, vediamo i numeri di fine partita, poi chiudiamo il file, i numeri eccoli qua. Possesso palla 50-50, la Juve 9 tiri, 7 in porta. Il Parma in porta non ha tirato mai. Chiudiamo il file e allora i voti di fine partita: 7,5 Chiesa, 7 Di Maria, 7,5 Vlahovic, 7 Rovella, e questi sono gli MVP di questo Juventus Parma. Vediamo i risultati della prima giornata di campionato. Juventus Parma 2-0, Napoli Roma 0-1, Benevento Empoli 1-0, Genoa Spezia 1-0, Cagliari Atalanta 0-1, Monza Sassuolo 0-1, Bologna Lazio 3-1, Inter Udinese 3-0, Torino Samp 0-1, Fiorentina Milan 1-1. E chiaramente, ragazzi, questa è la classifica: 3 punti per Juventus, Inter, Roma, Bologna, Atalanta, Sampdoria, Genoa, Sassuolo e Benevento. È tutto per questo terzo episodio. Ci vediamo per Roma, Juventus e, come sempre, fino alla fine. Vamos Juve! Ciao a tutti, al prossimo episodio. Ciao!